C'era una volta a Zanzibar un sultano spietato che aveva un harem immenso di fanciulle fantastiche. Ma prima che potessero far parte del suo harem, dovevano essere marchiate col suo stemma, il cuore di fuoco. Dopo essere state marchiate a fuoco, venivano amate dal giovane e bel sultano, ogni notte una diversa. Ma la sua crudeltà non si limitava a quell'orribile rito. Infatti, dopo aver amato una delle sue concubine, al mattino seguente la faceva uccidere senza pietà. Ma fra le sue concubine ce n'era una particolarmente bella ed affascinante. Si chiamava Shahrazad, la perla di Zanzibar. Per conoscere la sua storia, seguitemi. Zanzibar è uno stupendo arcipelago tropicale al largo della Tanzania di cui fa parte. La sua storia è antichissima e affascinante, culla di culture orientali e di leggende. Il mercato di Stone Town ci accoglie con i profumi delle spezie, dello zenzero, dei chiodi di garofano e ci inebri rapidamente. Ma la bellezza della natura domina incontrastata nella foresta popolata da numerose scimmie molto cordiali e simpatiche. Ma intanto che si gioca con queste bellissime scimmiette simpatiche, finirò di raccontarvi la leggenda di Shahrazad, la perla di Zanzibar, la concubina preferita del sultano. Una sera il sultano decise di possederla, la condusse nelle sue stanze. Ma Shahrazad aveva capito che al mattino sarebbe stata uccisa, ed allora escogitò un trucco per salvare la sua vita. Iniziò a raccontare al sultano una novella amorosa che affascinò lo stesso, tanto da farlo soprassedere a suoi intenti di possederla. Ma la narrazione era lunga ed interessante e all'alba non era ancora terminata. Il sultano accettò allora di accogliere ancora per la notte del giorno dopo la bella Shahrazad per conoscere il finale della novella e per amarla. Ti concedo un'altra notte, ma domani all'alba morirei. Ma la pelle di Zanzibar era più furba del sultano, poiché la notte dopo e poi per altre 1000 notti consecutive, appena terminava una novella, ne iniziava un'altra, interrompendola all'alba. È giusto al momento per continuare così il gioco e salvare la sua vita. Ma dopo 1000 notti, alla fine, il sultano si innamorò di lei e la sposò. E così vissero felici e contenti per tanti anni. Ah, dimenticavo, l'affascinante Shahrazad, ovviamente, appena sposata, costrinse il sultano a licenziare tutte le altre concubine e lo fece diventare un cucciolo buono, mansueto e servizievole, come tutti i mariti innamorati.
Concludo questo video con delle stupende immagini del mare di Zanzibar e mi raccomando, se vi è piaciuto, mettete un mi piace, un commentino qua sotto e iscrivetevi al mio canale. A presto, grazie.